Azerbaijan, Lobakin Victor. Allora, sono pieno. Allora, pronti? Alano, Bovaro del Bernese, Weimaraner, Bull Mastiff, Corso, Cane Corso, Boxer, Bracco Italiano, Pastore Scozzese a pelo corto, Labrador, Golden, Border Collie, Border Collie, Collie, Akita, American Staffordshire, Lagotto, Shiba, Forza, Jack Russell, Corgi, Shih Tzu, Bulldog francese, Carlino, China Crested Dog, Bassotto Kaninken, Chihuahua pelo lungo, Chihuahua pelo corto, Cocker Spaniel inglese, i giovani nel pre-ring. Allora, juniores, soggetti fra i 6 e i 9 mesi, alle loro prime esperienze espositive. Il giudice Lobakin ha già visionato tutti i soggetti nel pre-ring, quindi avrà già le idee chiare per chi selezionare. Allora, facciamo un po' un piccolo ripasso. Abbiamo un Alano nero, un Bovaro del Bernese, un Weimaraner, un Bull Mastiff e un Cane Corso. Man mano passo davanti un Bulldog, un Boxer, un Bracco Italiano, un Pastore Scozzese a pelo corto, un Labrador e un Golden. Un Border Collie, un Briard, un Collie, un Akita giapponese, un American Staffordshire, un Lagotto, uno Shiba, un Corgi, uno Shih Tzu, Bulldog francese. Allora inizia già il giudizio. Bassotto Kaninken, Jack Russell, Bulldog francese, Shiba, Akita. E Boxer. Grazie agli altri. Prego. Allora, abbiamo avuto la prima selezione di 6 soggetti. Ok. Questi sono i 6 selezionati dal giudice Victor Lobakin. Allora, Boxer Fulvo. Allora, possiamo tranquillamente applaudire il soggetto che ci piace di più, fare il tifo. Ecco qua un Boxer con coda e orecchie integre. Come ben sapete, in Italia non è più permesso l'amputazione delle orecchie e della coda. E questo è il Boxer. A seguire un Akita Inu, una razza giapponese. Il Boxer invece è una razza tedesca. Ok.
abbiamo un'altra razza giapponese, lo Shiba. Ecco, meno male che ci sono i sostenitori dello Shiba. Allora, bulldog francese, quindi dal Giappone passiamo in Francia con una tipica razza francese. Jack Russell Terrier, quindi dalla compagnia andiamo nel raggruppamento dei Terrier. E ritorniamo ad una razza tedesca, il bassotto, un bassotto Kaninchen, quindi la taglia più piccola dei bassotti, un bassotto Kaninchen a pelo corto. Allora, vediamo adesso il giudice. Mi darà la classifica. Allora, ho qui la classifica, prima vi chiedo un applauso per Costanza e le altre tre ragazze che ci aiutano. Grazie, Sofia e Melinda. Ok, terzo posto, Jack Russell. Secondo posto, Bulldog francese. Allora, vince il più piccolo bassotto Kaninchen. Grazie agli altri. Best Juniores qui a Pistoia, all'internazionale di Pistoia, per il bassotto Kaninchen.